Il comune di Teramo risponde alla protesta andata in scena lunedì pomeriggio sotto la sede del municipio da parte dei diversamente abili. Sotto accusa i tagli governativi e regionali che hanno messo il comune nelle condizioni di rivedere i criteri di accesso ai servizi socioassistenziali. La compartecipazione pubblica da 5 giorni a Teramo si misura sul tetto di reddito ISEE di 14.000 euro annui, un limite troppo basso, ritengono mamme e familiari di chi ha bisogno di assistenza quasi continua. Non è stato operato alcun taglio in termini economici ai servizi domiciliari per i disabili, afferma in una nota il Comune. Le domande di accesso ai servizi domiciliari pervenute sono state 82, di queste 44 sono gli utenti ai servizi, 38 sono i rinunciatari o gli esclusi. La lista di attesa è stata azzerata, in quanto i richiedenti che hanno i requisiti e che non hanno rinunciato sono stati ammessi tutti. Su 44 ammessi, 25 sono esenti, cioè più della metà, a dimostrazione che c'è una larga fascia di utenza con reddito ISEE inferiore a 5.000 euro. 19 utenti, invece, rientrano nel regime della compartecipazione con un contributo massimo che nel caso specifico è di 4,42 euro all'ora. Fra i 26 richiedenti che hanno rinunciato, 11 avevano un reddito ISEE compreso fra 14.000 e 20.000 euro, 12 avevano un ISEE compreso tra 20.000 e 47.000 euro. E conclude la nota, l'amministrazione è comunque pronta a rivedere la soglia ISEE di 14.000. Per la prima pubblicazione di bando tale soglia non è stata modificata in quanto si sono voluti attendere e verificare gli effetti reali del nuovo calcolo ISEE applicato quest'anno per la prima volta a seguito della decisione impartita dal governo, non condivisa dalla giunta Brucchi perché è evidente che essa peggiori le condizioni dei cittadini includendo nel calcolo voci dal peso sostanziale. I prossimi mesi saranno importanti per comprendere gli effetti del nuovo calcolo ISEE e in base ad essi verranno prese le opportune decisioni. Intanto la protesta tornerà a Palazzo di Città il 27 agosto in Consiglio Comunale con la richiesta di modificare i termini della questione, in nome della disabilità, in nome della civiltà.